Quando pronuncia la difesa di Archia, Cicerone è al culmine del suo prestigio. È appena uscito dall'anno di consolato, durante il quale ha scoperto e represso la congiura di Catilina, ed è ormai considerato l'uomo politico e l'oratore più importante del suo tempo. Che cosa lo spinge allora a difendere in tribunale un poeta mediocre come Archia, fra l'altro un poeta greco di origine siriana? Ti ricordo che i romani nutrivano nei confronti degli orientali diversi pregiudizi, li ritenevano sleali, infidi. Per di più, Archia era anche un poeta, come dire, poco più di un ozioso parassita che viveva, grazie alla protezione di un ricco patrono, componendo versi. È lo stesso Cicerone che all'inizio dell'orazione chiarisce questi dubbi. Ma in che cosa consisteva la causa? Tutto ruotava intorno alle accuse di un certo Gratius, probabilmente un nemico personale del poeta, il quale lo accusava di aver usurpato la cittadinanza romana. Devi sapere che Archia si era trasferito a Roma piuttosto giovane, intorno ai 20 anni, e qui era entrato nella cerchia di un nobile dell'epoca, un nobile ricchissimo, che si chiamava Lucio Licinio Lucullo. Erano famosi all'epoca i suoi banchetti, e ancora oggi l'aggettivo lucugliano indica un pasto particolarmente ricco e abbondante. Grazie all'influenza di Lucullo, Archia aveva ottenuto la cittadinanza di Eraclea, che era una città della Lucania, una città federata di Roma. In base alla legge Plautia Papiria, chi fosse iscritto nelle liste dei cittadini di una città federata, automaticamente, se rispondeva ad alcuni requisiti, diventava cittadino romano. Archia, grazie alla difesa di Cicerone, fu scagionato da ogni accusa.